Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova recensione. Ma raga, però qui ci manca qualcosa. Anzi, forse qualcuno. Benvenuti in un nuovo video. Ecco, raga, forse un Eccomi po' meglio. Raga, oggi l'ho voluta portare insieme a me in una recensione abbastanza particolare. qui. Tu non hai mai Beh, fatto come una... No, raga, non hai mai no. fatto una recensione del genere insieme a me, oh? Quindi, Un raga, po'. sì, raga, non volevo prendermi questa delusione da sola, però anche perché considerando che i prodotti costano Sono abbastanza, particolari, esatto. diciamo. Comunque, raga, volevo che voi avreste comunque potuto avere un'altra opinione di un'altra persona. E quindi, come sempre, io sarò qui, sì, vi dirò la tabella nutrizionale, però alla fine quello che ci interessa sarà il sapore del prodotto. Sto parlando di questi muffin. Allora, ovviamente arrivano in una busta rifrigerata e ovviamente si presentano molto molto bene. Ed è questo muffin, te lo devi pronunciare il marchio. Happy. Happy, eccolo qui, te lo trovate, il nuovo marchio che trovate su AS Food. E vi dico che il costo di questo muffin, che è a basso contenuto di sale, con farine biologiche prive di glutine, a basso contenuto calorico, olio extravergine d'oliva italiano. Poi questo è scritto qui, ok, niente di che più, senza aroma e colorante artificiale, ridotto carico glicemico, costa all'incirca, no, all'incirca, costa un solo muffin da, aspettate raga, vediamo le grammature, che è 130 grammi, 6,20 euro o 6,50 euro, quindi questo sarebbe il meno costoso, perché poi ci sarà uno molto costoso che andremo a provare ovviamente per ultimo. Per ogni muffin berremo e quindi In ragazzi modo tale vedremo da da Luca un avere. fare. Quindi iniziamo col primo che sarebbe gourmet artigianale, il muffin fitness ad alto contenuto proteico, 19 grammi, aspettate ragazzi, quello è il juice, vaniglia, Barbon. barbonna e gocce di cioccolato fondente. Un prodotto Sì, particolare raga, che è un comunque prodotto dovevi esatto, recensire, sì, anche oh. perché Raga, desta non ho preso, molto, molta esatto, non curiosità. ho pre lei mi ha convinto principalmente perché all'inizio non volevo, ho detto vabbè, no perché raga, vi dico già che non proverò tutta la linea perché voglio, ho voluto prendere infatti i prodotti a mio avviso più particolari, Particolari, quelli che sì. mi ispiravano di più, ci sono anche altri due muffin che non ho E preso. dei brownie, Dei boh. brownie perché mi sembrava un po' inutili per quelli là e anche dei biscotti, ma al di là di tutto niente raga, quindi andiamo a vedere, quindi per me il prezzo è troppo, però ovviamente considerando come Come si viene confezionato, presenta? come si presenta i valori, tutto ciò, I vari tutto, claim, esatto, diciamo. sì, però vediamo. Allora, quindi per porzione, quindi 130 grammi a 300 calorie, proteine 19, carboidrati 49, di cui polioli 35, grassi 11, fibre 2,8. Ovviamente, raga, è un muffin proteico, però non è un muffin low carb, assolutamente, perché Ok. comunque ha per muffin 50 grammi di carboidrati. Ovviamente, Capito. raga, metteteli in frigo, questi qua vanno in Sì, frigo. che arrivano con la busta già le dita, Sì, sì. andiamo con Ma la non busta. si aprono così. Alla fine è come se fosse un sottovuoto. Bravo, è come se fosse alla fine un sottovuoto. Ma per forza, perché altrimenti si fanno, perché comunque sono prodotti freschi fatti. Però l'odore. L'odore è buono. Ma per forza, ragazzi, Arriva 6,50 euro. cioè, per forza, perché comunque sta 6,50 euro, Sì, cioè. deve essere comunque di alta qualità per Ma per forza. forza. No, non lo faccio cadere. Ok, Allora. io direi di tagliarlo. Forse questo andava un po' in forno, però. C'è scritto Non lo vicino so, vedi? andarlo nel microonde a potenza massima. Si può riscaldare nel microonde a potenza massima 15 o 20 secondi. Vabbè. Allora, io me lo vado a tagliare. Di sicuro, quindi non parliamo morbidezza perché sicuramente il forno è tutta un'altra cosa. Però, vediamo, facciamo il taglio. È un po' complicato fare questo video. Di sicuro caldo sarà stato molto più buono, però raga, mettilo in forno, vedo Ma che ci magari nel sia, c'è arriva microonde c'è. pure. Bra. Ok, con gocce di cioccolato. Buono, però sento solo le gocce di cioccolato fondente. Però è molto No, è morbida. morbido, cioè per essere dal frigorifero è morbido. No, ma pure
normali prodotti proteici. Questa è una morbidezza buonissima. Ma deve essere più forte. Raga, qualità, prezzo alla fine. Ci sta. Quantità, prezzo. È buono. Però è buono. Ah, pensa caldo. Un po' caldo sicuramente. Però io sento principalmente solo... Io non sento la vaniglia. Sì, vaniglia. Sì. Vaniglia, bourbon. Barbon. Barbon e gocce di cioccolato fondente. Io sento solo il cioccolato fondente. Cioè io non sento il sapore dell'impasto. Io sento solo le gocce di cioccolato fondente. No, è un po'... Io fondenti. L'impasto si sente un po'. Ma non tanto però. Cioè io la vaniglia non la sento, per esempio. No, ma barbon secondo me è tipo un... Vaniglia? Un liquore, no, cioè, non mi ricordo cosa... Ma che lo senti? Allora, come... Bravo, allora, io il primo voto non lo do mai. Ma raga, mi sto ferma con i voti. Guardando. Ok, andiamo con questo qui che... Ok, raga, sempre solita cosa. Questo anche sta... questo molto particolare. 50. Limone. Limone e vaniglia del Barbo. Ma io devo capire che è sto Barbo. Barbo non pare un liquore a me. È liquore. Vedi un attimo, liquore, serve di più. 120 grammi, quindi questo è da 120 e quello è da 130 era. Comunque, 120, 244 calorie, proteine 19, carboidrati 42, anche carboidrati meno rispetto all'altro. E grassi 9 grammi, fibre 1,7, quindi andiamo a vedere questo qua com'è. Ah, ma sarà vero? Questo? Ma ah, questo ma tipo... Non... Perché sta quello? Questo per me già vince a livello di odore e tutto, quindi per me già vi dico che questo 6,50 euro sono ben spesi. Questo perché si sente il limone, non è chimico, quindi no. Per me questo già sto passato. Ma ci deve essere un motivo, Giulia, perché altrimenti veramente... Oh, sì, ma su questo non c'era dubbio, cioè, e guarda com'è diverso già. Sì. Tutto un altro molto più, ancora, questo è ancora più morbido. Ma che sei una bellezza. Volevo pulire il per me questo già si è classificato, ragazzi. Morbidezza, nata cosa proprio. Vai. So che mi ricordo. Però mi ricordo. Vai. Cosa ricordo? Carnevale. La crema pasticcera con la scorza di limone. Allora, con la scorza di limone dentro. Questo non sembra un prodotto proteico. Assolutamente. Caldo. Caldo con la crema di limone fit porno che ancora non ho provato. No, raga. Per me questo... Cioè, pure da freddo è buono. Di solito... Sono si fanno. Secondo me questo vale la pena provarlo. Sì. Voi lo sapete, cioè a me fino a quando non mi esce, non è un prodotto che promuovo al 101%, ma quando mi esce sto verso, cioè raga, promossissimo, perché alla fine raga, buono. Si vede che quello è più, un po' più secco. Sì, l'altro è molto quello più, è proprio più morbido. Ok, andiamo con l'ultimo, raga, l'ultimo è il più costoso. Particolare. Particolare e costoso, anche perché la presentazione del muffin è completamente diversa, infatti costa 7,50 euro. Non sono 7,50 euro, costa di più. Sempre il solito discorso, voi nella foto lo vedete così e dal vivo è così. No! Comunque raga, il gusto è cacao 22/24 con cuori di nocciola Piemonte IGP. Guarda questa crema super. Non lo duro. Allora raga, i valori, cioè i valori per 140 grammi, quindi raga 20 grammi in più rispetto all'altro, ha 332 calorie, 19 grammi di proteine, carboidrati 41, grassi 15 e fibre 4,3. Di più? Sì, perché sarà nocciola, cosa? Sì. Fumo dirà? Fumo dirà. Questo ha la stessa consistenza del primo. Non mi è arrivata una sbampa d'acqua. Mamma mia. Cioè,
Cioè, che se proteico. Faglielo uno zoom, faglielo. C'è la crema dentro, quindi questo riscaldato si sarebbe sciolto. Eccolo qua. Aspettami. Immaginate che le canuselle. Canutella. Canuselle. Vedi, c'è proprio tosta. Oddio mio. Io c'ho sta 7,50. Sta la crema. Sta la crema, raga. Voglio me lo mangio così? Vai, vai. Non ho mai assaggiato. No, vabbè, mamma mia. Prima posso. No, cioè è buonissima. È veramente quella piemontese, perché io invece ho fatto la degustazione, c'era pure. No, vabbè. Assaggio la crema. Mamma mia. No, non arrivo tu. Gianduiotto, uguale. No, vabbè. Gianduiotto. Proprio il gusto del gianduiotto. No, raga, veramente senza parole. Meno male, l'abbiamo preso. Raga, posso dire che io di così buoni, specialmente quello lì che abbiamo provato a nocciola, non esistono neanche di fatto proprio, di grassosi, così proprio particolari, così proprio curati. Morbido, di qualità, si sente che è di qualità. E me è proteico. Io questo che non mi sento. Cioè, io veramente... Ok, 7,50 può essere tanto, perché 7,50 si avvicina a 10 euro. Però devi pensare... Devi pensare a tutto. Sì, la morbidezza, sì. La nocciola proprio dentro che ha un sapore... Vabbè, ragazzi, gli ingredienti sono di qualità, perché se gli ingredienti non fossero stati di qualità era prima a 10 euro, proprio no. Però posso dire che veramente sono muffin che almeno uno nella vita va provato. Sì, io penso che tra tutti questi... Aggerisce la nocciola, cioè... No, nocciola e gusto al limone. Poi sono pure gli altri che secondo me non ne vale la... Cioè, tipo questo qui, con le gocce cioccolato fondente, buono sì, ma niente di particolare. Se veramente, cioè, ragazzi, volete godere. Cioè, se dovessi spendere, ad esempio, 6,20 euro per comprare questo qua fondente, ci metto un euro in più, però mi compro l'altro che è fatto come si deve, dici, ok, ne vale tutti i soldi che... No, raga, è meraviglioso, veramente. Quindi niente. No, veramente, raga. Cioè, avevamo paura di questo video. Sì, io avevo paura. Però... Io all'inizio non volevo neanche farlo, cioè proprio del marchio in generale, perché ho detto non lo so se farlo o non farlo, perché comunque raga non è che stanno poco, cioè comunque perciò non ho voluto prendere tutto il marchio, perché sarebbe stata una spesa comunque alta e anche no. Però ci voleva una recensione. Veramente buoni e per me ne vale la pena, quindi fatemi sapere, raga, perché sicuramente qualcuno di voi li prenderà. Sì, li prenderà. E niente, quindi noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!